Le foreste marine sono più importanti delle foreste terrestri come partecipazione alla biodiversità. La maggior parte degli esseri viventi vivono nel mare più profondo, dove è buio, quindi è molto importante portare i cittadini e i giovani, giovanissimi, a conoscere il mare attraverso il cinema e allo smartphone che abbiamo tutti in mano per tanti motivi. Una rassegna cinematografica per avvicinare i giovani alla conoscenza e alla cura del mare. Dal 5 all'8 ottobre al Museo Darwin Dorn in Villa Comunale e al Cinema Academy Astra si svolgerà il festival Pianeta Mare, con un omaggio alla memoria del naturalista tedesco Felix Anton Dorn, che fondò la stazione zoologica di Napoli, e dello studioso francese Étienne Jules Marais, che a Napoli osservava il movimento degli animali col fucile fotografico di sua invenzione. Questo è l'evento del 150esimo anniversario della stazione zoologica, dove hanno lavorato 20 premi Nobel. Una bella cooperazione oggi, tante istituzioni, tante associazioni, tanti partner che valorizzano alcune eccellenze della nostra città. Il mare, la passione per la nostra città e i giovani. Raccontarla da un altro punto di vista, mettendo insieme non solo il talento di chi racconterà attraverso il cinema, attraverso questi corti la nostra città, ma anche dei giovani che saranno gli accompagnatori e che attraverso questa gita in barca oggi ci mostreranno la città da un punto di vista diverso. Questa mattina alla Darsena Acton, l'associazione Scugnizzi a Vela, che lavora per l'integrazione dei ragazzi a rischio, ha guidato una missione in mare per effettuare riprese nel Golfo e realizzare video che saranno proiettati al festival. È un'opportunità mai sognata, quella di dare la possibilità ai nostri ragazzi, ragazzi che partecipano al progetto Scugnizzi a Vela, ragazzi messi alla prova del Tribunale dei Minori, ragazzi dei quartieri di Napoli che decidono di partecipare alle nostre attività di recupero e integrazione. È un'esperienza per vedere il mondo da un altro punto di vista. In particolare noi abbiamo un ragazzo che ha ultimato il progetto 3 anni fa e che adesso ha realizzato un corto per l'iniziativa di Pianeta Mare. Questo significa fare rete, che è l'unico modo per poter affrontare la complessità dei problemi di cui i nostri ragazzi sono portatori, e in particolare far vedere a questi ragazzi il mondo della bellezza attraverso il cinema, attraverso le immagini, attraverso anche l'esempio di altri giovani che stanno facendo questo percorso di formazione e che stanno già producendo delle cose di qualità.